Il vero vostro capitale sono i vostri sogni. Sognate continuamente. Non vuole essere chiamato maestro perché questa definizione gli toglie la possibilità di essere discepolo. E a 82 anni suonati ha ancora voglia di sognare e fare sognare per spiegare ai giovani quanto sia importante avere un obiettivo. Anche alto, purché rispetti le proprie aspirazioni e il proprio talento. Ermanno Olmi, uno dei più grandi registi italiani, è stato protagonista di una lezione di vita e di cinema all'Università Ulm, dove, intervistato dal professor Gianni Canova, ha incontrato gli studenti per presentare la sua autobiografia dal titolo L'Apocalisse è un lieto fine. Apocalisse, che significa la rivelazione e il nuovo inizio. Quindi in questo momento non dobbiamo essere tristi. Certo, i momenti sono malinconici, sono dolorosi spesso per tragedie che non dovrebbero accadere, però sento che l'Apocalisse si sta realizzando come nuovo inizio e quindi facciamoci gli auguri. Qual è lo stato del cinema italiano oggi? È buonissimo, solo che gli italiani non conoscono il cinema italiano. È ancora possibile per un ragazzo giovane di oggi sognare il cinema? Tutti i sogni sono possibili, soltanto i sogni sono possibili. Ci sarà un altro film con la regia di Ermanno Olmi, noi speriamo di sì. Questo non lo so nemmeno io, non lo so. Io avevo già deciso di occuparmi solo di documentari ed è quello che sto facendo. Poi mi è capitato che per un accaduto ho dovuto stare a letto 70 giorni e allora ero lì a letto, non sapevo cosa fare, ho scritto un soggetto. Parla di cinema il libro di Olmi, ma non solo. È soprattutto il racconto di una vita spesa dietro la macchina da presa e accanto ai figli, protagonisti di uno dei passi più emozionanti del libro. E scrive Ermanno: ho sognato i miei bambini quando erano ancora molto piccoli e giocavano nel prato davanti a casa. Ero felice nel sogno ed erano felici anche loro, da adulti come sono adesso, nel vedersi come erano da piccoli. Salto qualche riga e arrivo alla conclusione. È stupefacente la facoltà dei sogni di rendere vero l'irreale e credibile l'impossibile. Tuttavia, l'irreale e l'impossibile del mio sogno hanno un loro recondito significato, che sia questo l'eterno, che nulla cadrà mai più nell'oblio, che il sogno sia il fine ultimo dell'esistenza umana. È stato bello ritrovarci tutti uniti nel medesimo sogno. Ermanno.